Non ancora una volta deluso le attese, lo spettacolo della scalata al castello giunto alla 46esima edizione, circuito di 5 km di 6 giri per le donne e di 10 km in 12 giri per gli uomini. Nel femminile, gara vinta per distacco dalla keniana Susan Jeptu, che dopo il secondo posto nel 2017 ha vinto migliorando anche il tempo di 15 minuti e 39 secondi con un 15:36. Alle sue spalle l'etiope Adisalem Belai Tegen, che ha chiuso al 15:56, prima italiana la piemontese Valeria Goffino. In campo maschile, grande suspense fino alla fine, con il successo di Ismael Kalale, bellissima la sua volata davanti a Ezekiel Kemboi. Tempo finale davvero straordinario di 27:42. Ancora una volta positiva la gara dell'italiano Stefano La Rosa, quinto assoluto. Direi che è stata una serata stupenda, un pomeriggio stupendo di spettacolo che è iniziato con il settore giovanile, con la gara amatoriale, i campionati regionali e poi abbiamo passato alla gara internazionale femminile. Direi spettacolare anche lì, perché poi ci sono state le nostre tre azzurre che si sono ben comportate, quindi hanno dato, diciamo, vitalità anche alla manifestazione, considerando ovviamente poi le atlete, diciamo, dell'Africa che sono state le protagoniste indiscusse. La Jeptu che è riuscita a vincere sicuramente è stato un bel risultato finale con una volata lunghissima. Poi siamo passati alla gara crew. E qui i personaggi erano veramente tantissimi, dal campione olimpico Kemboi al nostro azzurro Stefano La Rosa. E lì abbiamo visto veramente il valore di questi atleti, anche dal punto di vista tecnico, perché poi alla fine il risultato finale è stato migliorato rispetto agli scorsi anni, significa che la gara è stata molto combattuta fino alla fine. Successo che era annunciato, perché ormai è una manifestazione che conosciamo bene, porta tanta partecipazione sia in termini di sportivi ma anche in termini di curiosi e di pubblico, quindi va benissimo così, almeno da parte mia non toccheremo mai niente, perché è una manifestazione che va molto bene e l'amministrazione ci tiene a sostenerla, anche se qualche disagio è inevitabile che ci sia, però sono disagi assolutamente tollerabili. Una domenica di bel tempo si può andare a piedi e non ci sono, credo, problemi praticamente per nessuno.